Prima ancora che la pandemia ci obbligasse a una così repentina rinuncia dei nostri tradizionalissimi modi di didattica frontale per affidarci a queste piattaforme digitali così efficienti, così asetticamente interattive, io pensavo di presentarvi questa immagine di San Tommaso d'Aquino in cattedra, circondato dai suoi infervoratissimi allievi, perché pensavo di ricavarne, discutendo insieme a voi, alcuni argomenti di riflessione utili a introdurre i lavori di questo nostro master post-universitario, che adesso purtroppo dobbiamo inaugurare a distanza, sulle nuove tecnologie per la comunicazione, il cultural management e la didattica della storia dell'arte. Tendiamo a dimenticarcene, ma il tradizionale modello di trasmissione del sapere da parte di un professore che dall'alto della sua cattedra si rivolga a dei discenti, non diversamente da come accadeva fino a pochi giorni fa nelle nostre aule universitarie, risale all'età medievale. Tale modello è rimasto in sostanza invariato, addirittura fino dai tempi in cui, lo sapete bene, l'Aquinate contribuì con le lezioni da lui mirabilmente tenute dalla cattedra della Sorbonne, non soltanto con i suoi scritti, al grandioso successo della filosofia scolastica, che così fu chiamata non per caso perché nelle scuole, cioè nelle università, essa veniva insegnata. Ebbene, il dipinto che vedete riprodotto, realizzato in vero molto dopo la morte di San Tommaso, dal pittore Zanobi Strozzi, seguace di Beato Angelico, su commissione dei frati di San Marco a Firenze, siamo alla metà del 400, rispondeva a una funzione ben precisa. Serviva a ornare una cattedra, sormontando a mo di cimasa la spalliera su cui il doctor sedeva per tenere le sue lezioni. Vi invito a guardare questa elegante forma di lunetta della tavola dipinta, le cui volute laterali, adornate anch'esse di legno dorato, sono rispettivamente abitate dalle personificazioni della teologia speculativa e della teologia pratica. Ed eccovi San Tommaso, raffigurato frontalmente, seduto sulla sua cattedra nell'atto di parlare, accompagnandosi con i gesti delle mani per trasmettere unidirezionalmente, diciamo così, il proprio sapere agli allievi. Gli allievi, eccoli, seduti al di sotto di lui in atteggiamento di profonda deferenza, mentre sono impegnati ad ascoltare il maestro. Alcuni di loro sono giovani, altri lo sono di meno. Alcuni seguono la lezione sulle pagine del libro aperto, poggiato sulle ginocchia, e la loro è una condizione di grandissimo privilegio. Infatti, tra gli allievi si trova persino un sovrano, il re di Francia Luigi IX, che si riconosce bene ritratto in ascolto della lezione, anche lui allievo tra gli allievi, seduto alla destra del docens, ma a lui subordinato. Ai piedi della cattedra, simbolicamente sottomesse alla figura maestosa dell'Aquinate, austeramente monumentale, lo ripeto, frontale, sono anche le figure di Averroè, Sibellio e Guglielmo di Sant'Amour, i cui nomi si leggono sui rispettivi cartigli. Dopo che la loro dottrina è stata sconfitta dalla forza delle parole di San Tommaso, essi appaiono inoffensivi e pacifici, come neppure un esercito di guerrieri armati avrebbe saputo renderli, ma anche loro sono ammessi ormai all'ascolto della lezione. Il dipinto è tuttora conservato a San Marco, presso la Biblioteca Micheloziana, insieme al suo pendant che dentro una stessa lunetta ritrae il beato Alberto Magno, maestro di San Tommaso, come a ricordarci che persino San Tommaso, prima di salire in cattedra, è stato allievo, avendo da allievo ascoltato anche lui in ossequioso silenzio la lezione del docens. D'altronde, il contesto stesso del convento di San Marco con la sua biblioteca
ci fa tornare in mente certe consuetudini di lavoro, nonché una certa attitudine all'ascolto, alla meditazione, alla concentrazione da cui i tempi frenetici che viviamo ci hanno allontanati, all'epoca in cui, cioè, del tutto imprescindibile era il rapporto tra l'attività di insegnamento e lo studio silenzioso in biblioteca, perché la scienza che il doctor infondeva negli allievi era tutta custodita nei libri. Ora però vi devo chiedere di confrontare il dipinto che vi ho appena mostrato con quest'altro dipinto, una miniatura che evidentemente vi riporta molto più indietro nel tempo, fino all'età carolingia, quando cioè il modello a noi familiare della didattica frontale, nonché dell'apprendimento basato sulla lettura dei libri, non doveva ancora essersi imposto. Anzitutto, non vedete alcuna figura dominante, situata in posizione centrale o sopraelevata. Non la vedete perché a quell'epoca l'apprendimento non consisteva nell'ascoltare la parola di un doctor, cosa che invece sarebbe diventata normale nelle università duecentesche. Infatti, voi vedete qui il maestro seduto insieme agli allievi, vicino a loro, e diciamo così, sul loro stesso livello, tutti insieme, allievo e maestro, li vediamo rappresentati di profilo. In questo modo, gli allievi, anziché ascoltare in silenzio una lezione, come capitava a tutti di fare in chiesa ascoltando le omelie, imparavano partecipando allo svolgimento di una determinata attività collettiva, come per esempio poteva essere quella di trascrivere testi antichi da altrettanto antichi codici. Ora, come sapete bene, una simile attività che richiedeva disciplina, rigore, metodo, ha reso possibile la trasmissione del sapere antico attraverso il Medioevo verso la posterità, fino a noi. Ma attenzione, ciò è stato possibile grazie alla collettiva operosità di numerosi amanuensi, piuttosto che all'impegno di una sola persona, di un docens. Per capire meglio che cosa questa miniatura ci mostri, occorre che cerchiamo di immaginare quali sconvolgimenti culturali si erano verificati tra il VII e l'VIII secolo, prima che Carlo Magno prendesse l'importantissima decisione di attuare una radicale riforma delle istituzioni educative, incaricando tra gli altri Alcuino di York di fondare presso il palazzo imperiale di Aquisgrana la famosa scuola palatina, il cui esempio sarebbe stato seguito in tutti i territori del Sacro Romano Impero. L'intento di Carlo Magno e dei suoi collaboratori era stato quello di contrastare il degrado culturale in cui l'Europa intera era precipitata negli ultimi secoli a causa dell'ignoranza e dell'analfabetismo che dilagavano ormai addirittura pure tra gli ecclesiastici e i monaci. Come già Gregorio di Tours aveva lamentato nella sua Historia Francorum, composta alla fine del VI secolo, la diffusa ignoranza delle lettere antiche faceva sì che nessuno fosse capace di lasciar testimonianza scritta sul proprio presente, ovvero di capire il presente per farlo capire anche alla posterità. Ve diebus nostris, quia perit studium literarum a nobis, nec reperitur rhetor in populis, qui gesta presentia promulgare possit in paginis. Ora, queste accoratissime parole mi sembra che tornino tragicamente attuali ai nostri giorni, tanto più perché una così lucida consapevolezza che Gregorio di Tours riuscì ad assumere nei confronti del proprio tempo, oggi noi non sappiamo assumerla nei confronti del nostro. La consapevolezza, cioè, che senza lo studio del passato, senza lo studio delle lettere, non solo
ci precludiamo la comprensione del nostro presente, ma perdiamo anche la capacità di guardare in avanti, verso le future generazioni. Sta di fatto che l'abitudine alla lettura si è persa anche oggi, così come ai tempi in cui Gregorio di Tours ravvisava il gravissimo pericolo che potesse andare smarrita la grandiosa eredità del mondo antico di cui erano depositari tutti quei rotuli, tutti quei codici che ormai erano prossimi al deterioramento. Ecco dunque cosa si propose di fare Alcuino di York quando assunse l'impegno di riorganizzare la scuola dove si potesse tornare a lavorare tutti insieme come già ai tempi delle abbazie benedettine per preservare dalla rovina gli antichi testi provenienti dalla civiltà greca e latina. La miniatura che abbiamo davanti agli occhi ci dà quindi un'idea chiara del sistema didattico su cui in età carolingia trovò fondamento la riforma dell'istruzione. In sostanza, il processo di apprendimento non veniva fondato sul principio della trasmissione unidirezionale del sapere da parte della figura di un doctor verso i propri discenti, come più tardi sarebbe diventato normale, bensì sul principio del coinvolgimento attivo degli allievi negli esercizi collettivi, specialmente quelli legati alle discipline del trivio e del quadrivio, le quali in effetti, in ragione del loro alto valore educativo, assunsero allora una assoluta centralità. La riforma dell'istruzione si propose dunque di rieducare i giovani, riabituandoli alla lettura, consentendo loro di acquisire un metodo di lavoro, una forma mentis, una disciplina anche attraverso l'esercizio collettivo della produzione di nuovi libri. Il confronto che vi ho appena proposto tra due diversi modi di fare didattica, rispondenti a esigenze storiche diverse per come due antichi dipinti possano darcene testimonianza, credo che possa aiutarci a comprendere quanto siano assurdamente limitanti certe nostre vedute moderne, esclusivamente protese verso l'innovazione e verso il futuro. Guardare invece anche all'indietro, verso il passato che ci siamo lasciati alle spalle, senza il quale noi neppure ci saremmo, ci farà aprire gli occhi un po' di più su quanto accade nel mondo in cui viviamo. Di fatto, entrambi i modelli di didattica provengono dal passato. Da un lato il modello basato sul principio della trasmissione della conoscenza da parte di un docente, dall'altro quello basato sul principio della produzione collettiva e partecipativa della conoscenza. Perciò non possiamo dire che uno dei due modelli sia più innovativo, più moderno dell'altro. Entrambi i modelli sono antichi, entrambi rispondenti a esigenze storiche diverse. Né possiamo dire che l'uno sia alternativo all'altro, cioè che l'uno escluda l'altro. Se infatti provassimo a rivolgere il nostro sguardo verso il panorama spettacolare della storia, ci accorgeremmo che qualcuno prima di noi aveva persino pensato di, diciamo così, di integrare i due diversi modelli, raggiungendo anche esiti straordinariamente produttivi, come per esempio accaduto, ne dirò qualcosa tra poco, all'interno delle accademie d'arte, soprattutto tra 6 e 700. Voglio dire con questo che chi pretenda oggi di innovare, ma senza avere una visione ampia del passato, rischia non solo di non innovare niente, ma di produrre disastri, disastri come quelli che produce e ha prodotto la cosiddetta rivoluzione digitale, che adesso minaccia di abbattersi anche sulla scuola e sull'università. Ma qui non vorrei essere frainteso, io ho sempre sostenuto
l'utilizzo delle nuove tecnologie per applicarle allo studio del passato. Il fatto è che avere la memoria corta non permette di guardare molto in avanti. Sarebbe perciò auspicabile che agli umanisti fosse restituito un po' di credito in seno alla nostra moderna società. Accettare invece che siano gli ingegneri informatici a stabilire secondo quali modalità e metodologie di didattica debba essere formata la società del futuro significa condannare la nostra civiltà a morte. Ebbene, se il modello della didattica frontale si impose trionfalmente nelle università già in età medievale, l'altro modello di apprendimento interattivo e collaborativo, per intenderci quello di più antica tradizione monastica, quello che oggi curiosamente passa per essere il più innovativo, avrebbe invece conservato una propria vitalità fuori delle università, per esempio dentro le botteghe degli artisti e degli artigiani operosi nelle nostre città, nei nostri borghi, tra l'età medievale e l'età moderna. Le immagini che adesso vi mostrerò vi daranno un'idea chiara di quel clima di fattiva collaborazione che si respirava dentro le botteghe dei pittori e degli scultori nel corso del Cinquecento. Proviamo, per esempio, a entrare nello studio di Baccio Bandinelli, al tempo in cui lo scultore era ospite in Belvedere presso i Palazzi Vaticani. La ben nota incisione che vedete, datata da Agostino Veneziano nel 1531, ritrae lo scultore fiorentino mentre si trovava impegnato in una delle sue lezioni. I diversi allievi che lo attorniavano si esercitavano nel disegno, studiando dal vero una statuetta, osservandone i valori di modellato di chiaroscuro in funzione del lume oscillante variamente direzionabile di una candela. Come non è difficile immaginare, il maestro stava discutendo dei chiari e degli scuri, come essi si comportano a seconda del punto di osservazione. Egli diceva cose di questo tipo, per come io possa immaginarmele: se guardate questa statuetta dal basso vi apparirà così, se la guardate di fianco vi apparirà invece così, se la luce cade dall'alto la figura vi si mostrerà in tutta la sua bellezza, se invece la luce viene dal basso le forme vi appariranno brutte e alterate. Mi raccomando, evitate il lume diurno universale, ma abbiate sempre l'accortezza di situare la vostra fonte di luce in posizione elevata. Dunque, mentre gli allievi disegnavano, il maestro in questo modo non faceva altro che illustrare alcuni dei precetti di Leonardo, da lui d'altronde enormemente ammirati, come sappiamo, dato che era entrato in possesso di una delle copie manoscritte del Trattato della pittura che giravano già all'inizio del Cinquecento, con particolare riguardo alle diverse vedute di una statua, al paragone tra la pittura e la pittura, tra la pittura e la scultura, e alla scienza dei lumi e delle ombre, e così via. Ma quello che adesso ci interessa osservare, non diversamente da quanto abbiamo già osservato su quell'altra miniatura viennese che ritraeva lo scriptorium di una scuola in età carolingia, è il modo in cui Agostino Veneziano ci mostra gli allievi di uno scultore, tutti insieme, impegnati nel loro lavoro, seduti su di uno stesso tavolo, gomito a gomito, senza che ci sia possibile riconoscere con certezza il maestro, che si confonde tra di loro. Non sappiamo riconoscere Baccio sarà il barbuto che disegna oppure quell'altro che regge la venerina. D'altronde, che la bottega di un artista venga già definita come accademia, come leggiamo sulla didascalia dell'incisione di Agostino Veneziano, presuppone, a contrasto con la tradizione medievale della bottega,
la crescente ambizione degli artisti di guardare all'esempio degli umanisti, richiamandosi anch'essi al ricordo dell'Accademia di Atene, dove avevano insegnato uomini come Platone e Aristotele. Ma guardate quest'altra illustrazione. Risalente ormai alla fine del Cinquecento, dovuta all'incisore Philippe Gall su invenzione di Giovanni Stradano, essa vi darà invece l'idea di come continuasse a svolgersi la quotidiana operosità dentro le vere e proprie botteghe dei pittori, benché proprio contemporaneamente, tra 5 e 600, gli stessi pittori iniziassero ormai a organizzarsi tutti insieme per dar vita alle moderne accademie. Ebbene, come vi apparirà evidente guardando questa illustrazione, dentro la bottega il maestro non faceva alcuna differenza tra insegnare e lavorare. L'allievo imparava lavorando, il maestro insegnava lavorando e gli apprendisti, giovani e meno giovani, bisognava che sapessero rendersi tutti utili, ciascuno secondo le proprie mansioni, fino all'ultimo garzone, ma fino al bambino che, come vedete, cominciava a imparare come pestare le terre oppure mettere in ordine lo studio del padrone ingombro com'era di strumenti di lavoro, libri di disegni, dipinti, statue antiche, delle quali ormai gli artisti moderni non potevano fare a meno. Insomma, il maestro aveva la responsabilità di valorizzare le capacità di tutti e di seguire tutti lungo i percorsi di crescita che via via venivano a differenziarsi tra chi si specializzava nel ritratto, chi si specializzava nell'incisione, chi nel paesaggio, eccetera. Sta di fatto che per interi secoli su di un simile modello di apprendimento partecipativo come lo si praticava dentro le botteghe, si è retta la società produttiva di grandi e piccole città italiane ed europee. I prodotti stessi che ne uscivano, opere d'arte, di artigianato, di ogni genere, di ogni valore, sono tuttora per noi una sicura fonte di ricchezza. Chi li ha realizzati, infatti, ha saputo guardare molto in avanti, in direzione delle generazioni future. D'altra parte, quell'impetuoso slancio creativo che in direzione della modernità si verificò proprio dentro le botteghe tra l'età medievale e l'età rinascimentale, come tuttora ci raccontano i libri di storia, non sarebbe stato possibile senza il forte senso di tradizione, senza il rispetto degli insegnamenti, dei precetti, dei segreti di mestiere tramandatisi dentro le botteghe di generazione in generazione, tant'è che neppure al tempo di Vasari o di Baldinucci i precetti di Cennino Cennini poterono dirsi superati. Tuttora alcuni artisti ne tengono conto, pensate. La didascalia che accompagna l'incisione di Philippe Gall, che recita così: Color olivi, colorem olivi commodum pictoribus venit insignis magister e eicius, ci lascia immaginare con quale entusiasmo fosse stata accolta questa straordinaria innovazione tecnica come quella della pittura a olio, la cui invenzione era dovuta appunto al grande maestro fiammingo Jan van Eyck. Ma una tale innovazione tecnica, benché portatrice di conseguenze immense nella storia della pittura, non mise minimamente in discussione il tradizionale sistema di lavoro e di insegnamento, né mise in discussione l'organizzazione e il funzionamento della bottega, né sminuì in alcun modo il valore della precettistica antica. In un certo senso, così mi verrebbe da dire, tutto è dovuto cambiare perché tutto rimanesse com'era. Insomma, l'idea che
Oggi va tanto di moda quella di fare la rivoluzione, cioè di innovare per azzerare la storia, per dichiarare guerra al passato, per cancellare la tradizione perché di essa non ce ne facciamo più nulla, tanto siamo moderni. Mi pare che sia del tutto estranea alla mentalità di qualsivoglia grande artista vissuto tra Medioevo ed età moderna, perché nessuno di loro si sarebbe sognato di entrare in conflitto con i propri maestri per rinnegare la tradizione o per sovvertire alcunché, né tantomeno nessuno di loro si sarebbe sognato di rovesciare la bottega ereditata dal proprio maestro, sconvolgendone l'organizzazione, le regole, o persino distruggendo le vecchie opere accumulatevi nel corso del tempo, i quaderni di modelli, i libri di disegni, i ricettari, in quanto cose da ritenersi ormai obsolete e dunque inservibili. Ma neppure Giotto si sarebbe sognato di fare tutto questo, benché gli storici dell'arte del XX secolo presero a esaltarlo come rivoluzionario, servendosi così di una categoria interpretativa nel frattempo divenuta di moda, categoria per noi comprensibilissima, per carità, ma del tutto estranea alla mentalità trecentesca. Lo stesso potremmo dire del rivoluzionario Masaccio, del rivoluzionario Raffaello e del più rivoluzionario tra tutti i rivoluzionari che fu Caravaggio. Abusare della categoria interpretativa della rivoluzione, che oggi amiamo così tanto per spiegare certi fenomeni della storia, può talvolta impedirci la comprensione della realtà di quegli stessi fenomeni. Infatti, che Caravaggio rifiutasse la storia, è proprio lui che amò così tanto cimentarsi orgogliosamente nel confronto con gli antichi, con i grandi del Cinquecento, con Leonardo, con Raffaello, con Michelangelo, con Tiziano, eccetera. È una fandonia bella e buona che ci siamo bevuti per un secolo intero dai tempi delle avanguardie fino praticamente all'Isis. Ma se in riferimento allo stesso rapporto di competizione che legò un artista come Giotto al suo maestro Cimabue, provassimo invece a ridare un po' di credito noi storici dell'arte al padre di tutti gli italiani, cioè al nostro Dante Alighieri, interpreteremmo la storia in modo diverso. Ammetteremmo sì che Giotto è stato grande per aver superato Cimabue, oscurandone la fama. Ma al tempo stesso ammetteremmo che Cimabue è stato grande perché senza di lui, che riuscì nella pittura a tenerlo campo, noi non avremmo avuto Giotto. Insomma, noi italiani abbiamo potuto esprimere una così straordinaria creatività nel corso della nostra storia per merito di così tanti maestri che hanno saputo formare così tanti allievi destinati a diventare più grandi di loro fino a oscurarne la fama, superandosi a vicenda l'un l'altro nel corso dei secoli. Ma tutto questo è stato possibile sempre nel rispetto della tradizione della storia, ovvero nel rispetto dell'insegnamento dei maestri da cui i più giovani hanno tratto la forza di proiettarsi verso il futuro, fino ad andare oltre quegli stessi insegnamenti. Lo studio della storia dell'arte che da noi in Italia gli scrittori iniziarono a coltivare almeno dall'età umanistica, serviva proprio perché la fama raggiunta da ogni artista non finisse per oscurarsi, nonostante il progresso, nonostante il continuo superamento di ogni maestro da parte dei propri allievi. Ma santo cielo, da quella terzina dantesca su Cimabue e Giotto discendiamo noi storici dell'arte, giacché nostro proposito è stato quello di rimettere in luce i maestri che il tempo faceva via via cadere nell'ombra.
In definitiva, l'intenzione di chi studi la storia dell'arte mi pare che sia esattamente opposta a quella di chi crede che il futuro si costruisca a forza di rivoluzioni. La storia ci insegna che non c'è rivoluzione che non produca macerie. Credo pertanto di poter ricavare dai versi di Dante la migliore lezione di metodologia didattica che si possa immaginare, visto che Dante, ne sono convinto, ci conosca molto meglio di qualsivoglia pedagogista del nostro tempo. Un maestro è grande se riesce a far diventare ancor più grande il proprio discepolo. In verità, nessuno dei grandi maestri che superasse i propri maestri, pensiamo a Oderisi e Franco Bolognese, pensiamo ai due guidi, pensiamo ad Alberto Magno e San Tommaso, a Perugino e Raffaello, eccetera, nessuno di loro intese fare alcuna rivoluzione. Ognuno seppe rispettosamente rivolgersi verso il passato per trovare così la forza di proiettarsi verso il futuro. Ma persino Michelangelo credette di rendere omaggio a Giotto e a Masaccio copiandone le opere per esercizio. Altro che azzeramento della storia, altro che rivoluzione. L'arte di Giotto e l'arte di Masaccio vivono nell'opera di Michelangelo. Ora però è utile ricordare un fatto decisivo. Proprio all'interno delle botteghe artistiche in Italia, in concomitanza con l'ascesa sociale di pittori e scultori verificatasi nel corso del Cinquecento, iniziarono a prendere forma nuovi modi di organizzazione delle attività sociali e formative che sarebbero sfociati nelle moderne accademie d'arte. Ebbene, vorrei osservare ciò che di solito tendiamo a non vedere, cioè che le accademie moderne, nella loro organizzazione didattica, non fecero altro che unire in un certo senso i due modelli didattici integrandoli l'un l'altro, cioè da una parte il modello della didattica partecipativa che si praticava dentro le botteghe, dall'altro quello della didattica frontale che invece si praticava dentro le università. In definitiva, organizzatisi nelle accademie, gli artisti stabilirono che in occasione di periodiche adunanze, come per esempio quelle che a Roma avvenivano sotto Federico Zuccari, ciascuno di loro, volta per volta designato dal loro principe, pronunciasse un discorso, una vera e propria lezione frontale da tenere dal di sopra di una cattedra su un tema prestabilito. Tali adunanze, che dapprima coinvolgevano i soli artisti, finirono via via per assumere una valenza pubblica. Se pensiamo alla stessa Accademia di San Luca, al tempo in cui un letterato storiografo come Giovan Pietro Bellori, quindi non più un artista, fu invitato a tenere, sotto il principato di Carlo Maratti, suo amico, il suo famoso discorso sul tema dell'idea. Attenzione però, una simile attività accademica non escludeva, ma si conciliava perfettamente con l'attività formativa degli artisti che continuava a svolgersi all'interno dei tradizionali ambienti di lavoro che erano le botteghe. I tempi cambiavano, ma tutto rimaneva com'era. Per capire come mai la pratica della cosiddetta didattica frontale appaia oggi così screditata, tanto da essere generalmente ritenuta come vecchia, superata, obsoleta, inadatta a far presa sui nostri giovani, sempre più angosciati da questa mancanza di prospettive future, che credo che sia una delle conseguenze, uno degli effetti più distruttivi della rivoluzione tecnologica, ci sarà utile interrogare ancora il nostro disprezzatissimo passato. Queste altre immagini che vi invito a osservare ci mostrano alcuni professori in cattedra. Esse sono risalenti per lo più al 3 e al 400, ma vorrei invitarvi a confrontarle subito dopo con altre più recenti immagini di professori in cattedra via via più vicine a noi fino ad arrivare ai nostri giorni. Osservandole bene cercheremo di capire cosa di epoca in epoca cambi e cosa invece sia rimasto immutato.
Cominciamo dalle famose, bellissime lapidi dedicate ai professori dello studio bolognese conservate al Museo Civico Medievale di Bologna, le quali attestano l'altissimo prestigio sociale all'epoca raggiunto dai professori universitari. Ognuna di queste lapidi funerarie appare costruita su di uno stesso schema, evidentemente divenuto tradizionale. Vi si vede il doctor, che si presenta frontalmente in tutta la sua autorevolezza, seduto sopra la propria cattedra, nobilmente paludato, con la toga, il tocco sul capo. Vediamo così Pietro Cerniti, rinomatissimo professore di diritto, nato nel 1270 e morto nel 1338. Vediamo qui Bonifacio Galluzzi, morto nel 1346. Vediamo Pietro Canonici, morto già nel 1502, sotto la cui cattedra vorrei farvi notare lo sportello dell'armadio socchiuso che ci lascia vedere alcuni libri. Sui libri, infatti, si fondava il sapere che il docens trasmetteva ai discenti. Tant'è che oggi, quando facciamo lezione a distanza, in videoconferenza, via Skype, esibiamo alle nostre spalle le librerie di casa, i cui libri acquistano inevitabilmente la valenza di antico simbolo della trasmissione del sapere. Confrontando questi bassorilievi tra di loro, appare ben evidente come le epoche cambino, perché il loro stile cambia, i costumi dei personaggi cambiano, il gusto all'antica si fa sempre più esibito nei dettagli architettonici dell'aula. Dal Medioevo entriamo infatti nel Rinascimento, spingendoci fino sulle soglie del XVI secolo. Eppure il modello di didattica frontale che si era definitivamente imposto in età scolastica rimane di epoca in epoca invariato, fino appunto in età umanistica e ben oltre. Vorrei farvi notare quale ruolo importante, addirittura privilegiato, assumessero gli allievi che ascoltavano la lezione di Pietro Cerniti. Apparivano, come lo scultore ci dimostra, nobilmente paludati, ma pure, vedete, variamente atteggiati, chi nell'atto di seguire la lezione sulle pagine dell'onnipresente libro aperto, chi nell'atto di rivolgere lo sguardo verso il docens, distogliendo gli occhi dal libro aperto poggiato sul proprio banco, chi nell'atto di sospendere lo sguardo in preda come a una divina ispirazione, chi nell'atto di gesticolare con una mano, lanciando delle occhiate al compagno di banco per dirgli chissà cosa, magari alludendo al meraviglioso profumo di capponi in brodo che in questo momento sta facendo venire l'appetito a tutti. La vicinanza fisica, la fisicità dei gesti, l'interazione degli sguardi sono sempre stati aspetti importanti della comunicazione umana, ma anche della didattica. Chi studia la storia figurativa queste cose le sa bene. L'efficacia stessa della lezione dipendeva dalla capacità dell'oratore di tenere desta l'attenzione, non soltanto attraverso la forza dei suoi argomenti, ma pure con i movimenti delle braccia e delle dita, come faceva il San Tommaso dipinto da Zanobi Strozzi, il quale muoveva le dita delle mani per rendere visibile in un certo senso la dinamica del sillogismo, oltre che modulando il tono della voce, scuotendo la testa e persino lanciando delle occhiate più o meno suasive o severe verso l'uditorio. In effetti, gli antichi precetti dell'Ars Dicendi non erano mai stati dimenticati, neppure lungo i secoli medievali, mentre oggi invece di Cicerone o di Quintiliano non sappiamo più che farcene. Per alcuni di noi sono solo dei lontani ricordi di liceo e per altri purtroppo neanche questo. E però mi pare che oggi accada un fatto paradossale. Precetti che in sostanza sono molto simili a quelli che una volta erano reputati così essenziali
per poter fare lezione all'università, oggi lo sono per chi lavora nel mondo dello spettacolo e della televisione. Una soubrette, uno showman, un attore devono studiare moltissimo per acquisire quella padronanza, quel controllo di sé, quella sicurezza nel modo di porgersi, quel magnetismo, quel carisma che una volta appartenevano al docens oppure anche al predicatore e il cui possesso talvolta bastava a conferire alla persona addirittura un'aura di santità. Oggi evidentemente la capacità di comunicare, ovvero di porgere in modo gradevole gli argomenti della propria disciplina, non è reputata così essenziale all'interno del mondo accademico, dove invero può capitare, ammettiamolo pure, che un bravissimo ricercatore sia un pessimo oratore o che viceversa un gradevolissimo oratore abbia una produzione scientifica di basso livello, ma nessuna meraviglia, è ben comprensibile come l'ambito della ricerca scientifica e quello della divulgazione non debbano per forza coincidere. D'altronde, sostanza e apparenza sono due cose diverse. In ambito di ricerca scientifica, anche questo è comprensibile, mi pare, la sostanza dovrebbe contare di più dell'apparenza. Il guaio però è quando l'apparenza prende il sopravvento sulla sostanza, quando cioè la comunicazione si sovrappone alla scienza, arrivando paradossalmente a scalzarla, quasi screditandola, come nel caso in cui un divulgatore riesca a procurarsi un prestigio ben più alto di quello di uno scienziato, oppure quando le fake news giungano a una tale diffusione da orientare interi movimenti di opinione. Una volta a rendere autorevolissima la figura del docens era proprio la capacità di porgere il sapere unita al possesso della dottrina. In tal caso il professore riusciva a incutere attorno a sé un profondissimo rispetto, insieme addirittura a un senso di timore. Non per caso sull'ingresso dell'edificio dello Studium Urbis a Roma si leggono queste parole prese dal libro dei Proverbi dell'Antico Testamento: Initium sapientiae, timor domini. E che dire poi di certi antichi ritratti di docenti universitari che appaiono ancora oggi così inquietanti, addirittura terrificanti. Ora però qui io non vorrei raccontare tutta la storia della didattica frontale basandomi sui ritratti. Chiunque, se vuole, potrà utilmente ripercorrerla secondo le proprie curiosità, aiutandosi pure su Google. Mi preme invece arrivare alla fine del percorso storico che ho voluto far cominciare da San Tommaso, per capire come mai il prestigio sociale del professore, rimasto altissimo per secoli, si sia screditato per effetto della modernità, soprattutto in seno alla nostra società mediatica e multimediale, che sembra attribuire maggiore importanza alle competenze acquisite in ambito lavorativo piuttosto che alle conoscenze acquisite in ambito scolastico e accademico. In verità, pure dopo che le avanguardie lanciarono la loro offensiva contro il mondo accademico in nome di una radicale rigenerazione dei tempi, i professori mantennero alto ancora per lungo tempo il loro prestigio. Prendiamo per esempio i ritratti fotografici degli storici dell'arte del XX secolo. Su Google se ne riescono facilmente a trovare tanti. Per esempio il ritratto di Adolfo Venturi, che fu titolare della prima cattedra universitaria di storia dell'arte in Italia. Mettiamogli accanto Roberto Longhi in uno dei suoi ritratti degli ultimi anni. Confrontiamo le loro figure e non possiamo fare a meno di ripensare ad Alberto Magno accanto a San Tommaso. Certo, rispetto alla figura monumentale di Venturi col suo pizzetto bianco, con i suoi modi da senatore del regno, Longhi mi sembra che appaia molto più moderno, più vicino a noi, ma io invidio immensamente
coloro che tra i miei maestri hanno avuto la fortuna di ascoltare le sue lezioni, per esempio quelle rimaste famose sulle fonti caravaggesche. I popoli correvano come matti per sentire parlare Roberto Longhi ed erano folle infervoratissime di giovani che arrivavano addirittura a riempire l'aula, fino a contentarsi alcuni di loro di ascoltare la lezione da fuori della porta, quasi fosse stato San Tommaso in persona. Ora, però, di uditori rimasti fuori della porta di un'aula universitaria se ne vedevano già nella Bologna di fine 400, come li abbiamo visti rappresentati sopra una delle lapidi funerarie del Museo Civico Medievale della città felsina, in particolare su quella che ritrae Pietro Canonici in cattedra, circondato dai suoi allievi. Ebbene, una scena non molto diversa, pure dopo 4 secoli, doveva presentarsi quando Longhi saliva in cattedra. Guardate per esempio la fotografia che nel 1961 ritrasse Roberto Longhi durante una sua conferenza tenuta per presentare la raccolta di scritti giovanili nel 1961. Appunto, vediamo i suoi assistenti, tra cui riconosciamo Giuliano Briganti, e Roberto Longhi si rivolge verso i suoi uditori che non vediamo, ma che dovevano affollarsi di fronte a lui in religioso silenzio, tutti uniti dalla profonda ammirazione nei suoi confronti, attratti dalla sua autorevolezza, dalla immensità della sua persona, dalla modernità del suo insegnamento, dalla sua prodigiosa capacità di far rivivere la storia usando le parole, riuscendo in questo modo ad abbracciare il presente, il passato, la storia dell'arte e la critica d'arte contemporanea. Il fotografo a cui dobbiamo questo scatto dovette a fatica farsi largo in mezzo a tanti spettatori per avvicinarsi il più possibile al maestro, così da improvvisare questo ritratto fotografico che non ha niente di ufficiale, a differenza dei ritratti lapidei bolognesi che abbiamo visto prima, ma che ci fa rivivere la profonda emozione della circostanza. Anche se Longhi è scomparso esattamente mezzo secolo fa, verrebbe quasi di pensare che il mondo da allora a oggi fosse cambiato molto più profondamente che in tutti gli 8 secoli che separano le lezioni di Longhi da quelle di San Tommaso. Oh, ma quanto appare screditato oggi il ruolo dell'umanista professore di università agli occhi di una società assetata quanto mai di progresso e innovazione tecnologica, una simile società che non crede più nei valori della storia, nella possibilità di capire il presente attraverso il passato e di abbracciare il passato e il presente così come un uomo come Longhi riusciva ancora a fare. L'umanista professore di università finisce per essere visto come una specie di giullare, giacché egli si occupa di argomenti che non servono a null'altro che a procurare il dilettevole, meglio ancora se redditizio, intrattenimento del pubblico. Così la storia stessa, ridotta a spettacolare panorama di cui godere standone fuori, riesce a fare gola agli sciacalletti, alle iene del nostro tempo, ovvero agli operatori della comunicazione, del marketing, nuovi dominatori del mondo insieme agli ingegneri informatici, per i quali il patrimonio storico è una immensa miniera, una specie di giacimento petrolifero da sfruttare il più possibile, come invece quei mentecatti di umanisti che perdono tutto il loro tempo, standosene chiusi a studiare in biblioteca, non riescono proprio a fare, poveracci. Ora, se la perdita di autorevolezza della figura del professore di umanità, del magister humanitatis, come una volta veniva chiamato, è un fatto che riguarda il nostro tempo, in realtà di professori incapaci e di oratori soporiferi ce ne sono sempre stati. Prendiamo, per esempio, la Congregazione degli Addormentati, la famosa incisione satirica stampata nel 1736 da William Hogarth. Vi si vedono gli uditori dormire, dormire della grossa, mentre l'oratore su di loro incombe, tutto paludato, imparruccato, vomitando il suo incontenibile discorso dall'alto del suo pulpito. Non lasciatevi sfuggire questo canonico seduto sotto il pulpito, il quale, approfittando del sonno di tutti,
cerca di insinuare i suoi occhiacci famelici tra le pieghe della scollatura della ragazza, pure lei caduta, poveretta, tra le braccia di Morfeo. Mica tutti gli oratori sono come Cicerone, mica tutti i professori sono come San Tommaso, benché se ne stiano tutti comodamente seduti al suo posto in cattedra. D'altronde, in età illuministica i tempi cambiavano burrascosamente, così Hogarth non faceva che esprimere i sempre più diffusi sentimenti contro la tradizione, contro le gerarchie ecclesiastiche, contro le autorità accademiche e dunque anche contro certi modi di pensare ereditati dal passato. Pensiamo per esempio al suo modernissimo e anti-accademico trattato sulla analisi della bellezza che apparve nel 1753. Ma proviamo ad avvicinarci ancora di più ai nostri giorni, quando ormai quella benefica urgenza, già tipicamente settecentesca, di mettere in discussione l'autorità della tradizione, insomma l'intero ancien régime, ha finito per generalizzarsi, estendendosi alla società tutta intera e coinvolgendo addirittura i ragazzini seduti sui banchi di scuola, che fin da bambini vengono dalla nostra stessa società indotti a contrapporsi all'insegnante e a percepire l'insegnante come un nemico da combattere. Prendiamo per esempio questo fotogramma di Amarcord che risale al 1973, quando ancora la contestazione giovanile era fortissima nei confronti dell'autorità accademica e scolastica. Ma che maestro è stato Fellini, spietatamente ironico e vero. Ecco la sua professoressa di storia dell'arte seduta in cattedra mentre cerca di far capire a certe bestiacce di liceo che Giotto è stato l'inventore della prospettiva. E tutti a ripetere in coro, insieme a lei, per imprimersi meglio nella testa questa parola, prospettiva. Ora che in cattedra sieda una donna è significativo degli importantissimi mutamenti che stavano da tempo verificandosi nella società in direzione della modernità. Ora, ma che a un certo punto un alunno si permetta con la sua innocentissima sfrontatezza di interrompere la lezione di arte per accusare il compagnetto cicciottello che sta seduto davanti a lui di aver tirato una scorreggia, è altrettanto indicativo dei mutamenti sociali che erano in atto in direzione del progressivo discredito dell'istituzione scolastica nel mondo moderno. Però niente di nuovo in realtà, basta che ci mettiamo di fronte allo specchio della storia per ritrovarvi ovunque specchiato il nostro presente, così com'è. Basta saper guardare, perché in fin dei conti, alla faccia di tutte le rivoluzioni, l'uomo sempre uomo rimane. Ebbene, un'esperienza simile a quella descritta in Amarcord era capitata al letterato fiorentino Gabriele Simeoni. E apro qui una piccola parentesi spiritosa che ci riporta indietro di nuovo al XVI secolo. Ecco il fatto. Il buon Simeoni, se volete cercatevelo su Google, si trovava impegnato a fare una lezione su Dante alla presenza di vari gentiluomini e gentildonne presso la corte di Francia. Allora una dama, che era seduta ad ascoltarlo, non seppe trattenersi da tirare una gran correggia. E così ne scrisse l'ambasciatore ferrarese, che era anche lui presente, in un suo dispaccio indirizzato al duca d'Este, molto dopo finito tra le mie mani, al tempo in cui frequentavo l'archivio di Modena, prima che pubblicassi il carteggio diplomatico dalla corte di Valois. Saranno passati 20 anni, ma io non mi posso dimenticare quando la grandissima e graziosissima Sylvie Beguin, buonanima, lesse quel dispaccio che le avevo trascritto senza riuscire a comprendere il significato di quella parola, pensando che potesse trattarsi chissà di Antonio Allegri. E io dovetti,
con un certo rammarico, farle capire, ma usando tutto il sussiego di cui fossi capace, che il gran correggio non c'entrava niente. Poi, quando lei finalmente capì, sbottò in una risata di trionfo e disse: «Mais oui, c'est un pè!» E ricordo ancora Gianni Venturi, studioso valentissimo di letteratura italiana, già professore ordinario all'Università di Firenze, che dopo aver letto questo stesso dispaccio su Gabriele Simeoni, anche lì saranno passati 20 anni, mi raccontò della sua prima esperienza di insegnamento universitario negli Stati Uniti, quando una bella mattina, trovandosi in aula a fare lezione sull'inferno dantesco, si accorse che una studentessa che stava seduta in prima fila era tutta presa da una meticolosa e accuratissima operazione, cioè quella di mettersi lo smalto sulle unghie dei piedi. «Ma scusi, cosa fa?» Il professore non poté trattenersi dal chiederle e ne ottenne questa candida e innocentissima risposta: «Professore, sto ascoltando Dante». Ecco, chiusa parentesi. Vorrei chiudere adesso anche questo mio excursus storico proponendovi un ultimo confronto. Accostate il fotogramma di Amarcord che abbiamo appena visto a quest'altro fotogramma preso dall'Attimo Fuggente, il film diretto nel 1989 da Peter Weir, quel film che per protagonista vide l'indimenticabile Robin Williams. In entrambi i casi, vedete, si tratta di didattica frontale, tradizionalmente intesa. Nel primo caso, però, vediamo la professoressa arrendersi impotente, tapina di fronte al progressivo discredito della storia dell'arte diventata ormai la Cenerentola della scuola. Guardate però come se ne approfitta lei, standosene comodamente seduta sulla cattedra a sorseggiare la sua tazza di tè con i biscotti. Nel secondo caso, invece, ecco il mitico John Keating, il ribelle professore di letteratura, talmente geniale, ispirato, estroso da non poter evitare il conflitto col mondo stantio e arido dell'istituzione scolastica. Egli però vuole audacemente rivendicare, diciamo così, il ruolo che una volta era stato di San Tommaso. Eccolo infatti Keating salire in piedi sulla sua cattedra per guardare dall'alto i ragazzi che lo guardano esterrefatti. Così il professore riesce a conquistarli tutti, spronandoli alla creatività, agli slanci ideali, dopo essere salito in piedi sulla cattedra per riprendersi il suo ruolo di guida. Keating invita tutti loro a fare come lui, a salire cioè dopo di lui sulla cattedra, pensando in questo modo di incitarli a essere come lui, a diventare più bravi di lui, e gli vuole loro insegnare la cosa più importante, che bisogna saper guardare le cose da angolazioni diverse, secondo prospettive diverse. Capire gli altri aiuta a ritrovare se stessi. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce, dice da sotto alla cattedra, mentre loro a turno salgono uno dopo l'altro in piedi sopra quest'alta e austera cattedra. Attenzione, questa paradossale inversione dei ruoli non rinnega affatto il principio della didattica frontale, ma ne ribadisce la forza, perché insomma il più alto obiettivo del docente deve rimanere come è sempre stato, quello di far diventare i propri allievi come lui, anzi più bravi di lui. Se oggi tornassero tra di noi il beato Alberto Magno e San Tommaso, Cimabue, Giotto, Venturi, Longhi, io credo che la penserebbero esattamente come Keating. Terza e ultima immagine, guardatela. Guardate come bruscamente ci riconduce ai nostri giorni, alla situazione di drammatico degrado in cui è caduta la scuola.
Guardate come tornano attuali le preoccupazioni espresse da Gregorio di Tours quasi un millennio e mezzo fa di fronte agli scenari di pauroso imbarbarimento della società alto medievale. Ecco, è un fermo immagine preso da un video girato col telefonino da uno studente che non si è lasciato sfuggire questa scena imperdibile del proprio professore bullizzato da un compagnetto vivace, delinquente e stramaledettamente figo. È un episodio accaduto pochi mesi fa, nel 2008, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Carrara di Lucca. Se cerchiamo sul web troviamo ancora il video completo dove si sente il bullo che per ribadire la propria superiorità sul professore gli grida: lei non ha capito niente, chi è che comanda? Insomma, anche qui un capovolgimento dei ruoli, dove però il bullo è vincente perché così vuole la nostra società, che sta dalla sua parte. Quale sia invece il ruolo attribuitogli da questa stessa società, il professore non lo sa più. Il guaio adesso è che la società se la prende col professore. È contro di lui che adesso vuole fare la rivoluzione. In risposta alle sempre più complicate esigenze dei giovani di oggi, gli studi moderni di teoria didattica indicano negli approcci di apprendimento partecipativo, ovvero nelle diverse strategie di cooperative learning, l'alternativa migliore da attuarsi nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie, alla tradizionale lezione frontale. Che non significa per forza, spero che siamo giunti al de profundis della didattica frontale. Ora, tanti recenti dibattiti in materia non sono ancora arrivati, grazie al cielo, a mettere in discussione la didattica universitaria, che è troppo strettamente legata a varie specificità disciplinari. A loro volta riconducibili a metodologie di ricerca scientifica, nonché di sperimentazione laboratoriale, in certi casi che sono talmente diversificate che nessuno si sognerebbe di imporre niente a nessuno. Ma con questi tempi che corrono, io non vorrei che domani un insulso pedagogista ministeriale venisse a bussare alla porta del professore universitario per mettere bocca pure sui suoi modi di didattica accademica, fino magari a richiedere a tutti i cattedratici di iscriversi a un bel corsetto di aggiornamento. Come ho già detto, a contribuire al generale discredito della didattica accademica, che coinvolge soprattutto il ruolo del vecchio Magister Humanitatis, mi pare che sia questa crescente richiesta da parte del mercato del lavoro di competenze operativamente acquisite piuttosto che di conoscenze tradizionalmente apprese. Ne vengono sfavoriti per forza tutti quei saperi antichi che sono vincolati ad approcci e metodologie tradizionali e che per di più, rimanendo estranei alla logica del fare impresa, finiscono per essere percepiti come improduttivi. Indubbiamente il degrado socioculturale prodotto dalla nostra devastante fiducia verso la rivoluzione tecnologica che pervade l'intera società produttiva va di pari passo con la perdita dei valori dell'umanesimo su cui la nostra moderna civiltà aveva trovato fondamento. Ma la soluzione non può certo essere quella di far morire definitivamente tali valori.